Buongiorno a tutti quanti voi. Leggiamo oggi in Romani 5,19. Come per la disubbidienza di un solo uomo, Adamo, i molti sono stati resi peccatori, così anche per l'ubbidienza di un solo uomo, Gesù, i molti saranno costituiti giusti. I due giardini. Era un giardino meraviglioso. Il suo nome Eden significava pace, felicità. Un fiume lo irrigava, al suo interno c'erano soltanto magnifici alberi dai frutti deliziosi. In mezzo al giardino c'era l'albero della vita, l'albero della conoscenza del bene e del male. Il Creatore aveva posto in quel luogo il primo uomo, Adamo, fornito di tutto ciò che serviva per essere felice, e gli aveva affidato, in quanto creatura sottomessa al suo Creatore, la responsabilità di coltivare e custodire quel meraviglioso giardino. Così come leggiamo in Genesi 2, versetto 15. Ma egli, nei versetti che seguono, aveva anche detto: «Mangia pure da ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, certamente morirai». Che cosa fece Adamo? Non tenne conto né dei benefici che aveva ricevuto da Dio, né del divieto che gli era stato dato, e neppure del giudizio che incombeva se avesse disubbidito. Per mezzo di Eva, invece, ascoltò la voce di Satana e si lasciò sedurre dall'idea di essere come Dio. Così si incamminò nel sentiero della disubbidienza a Dio, un sentiero che conduce alla morte. Se le cose fossero rimaste così, il diavolo, portando con sé in perdizione la creatura per la quale Dio voleva la felicità, avrebbe ottenuto una vittoria su Dio. Ma questo era impossibile. Quando Gesù è venuto secondo il piano di Dio ed è morto in croce, ha riportato la vittoria su Satana ed ha aperto la via di salvezza agli uomini perduti. La Bibbia parla anche di un altro giardino, chiamato Getsemani, sul Monte degli Ulivi, così come descritto in Marco al capitolo 14, versetto 32. Gesù è in ginocchio, in preghiera, nella notte. La sua anima è triste e angosciata. Il combattimento interiore è così intenso che il suo sudore diventò come grosse gocce di sangue che cadevano in terra. Ma gli apparve un angelo del Signore per rafforzarlo, come descritto in Luca 22, 43-44. Gesù, l'unico giusto, deve accettare di prendere su di sé i nostri peccati, tutti i nostri peccati, e di subirne il giudizio inflessibile da parte di Dio, il suo Padre, che così profondamente amava. L'accettazione di tutto questo era necessaria e decisiva per vincere l'avversario, Satana, e per permettere agli uomini, peccatori, di ottenere la grazia divina. Gesù disse in Luca 22,42: «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, però non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta». L'amore di colui la cui comunione con Dio non ha mai avuto minima interruzione lo pone di fronte alla terribile prospettiva di subire l'abbandono e la collera di Dio. Lui, l'uomo perfettamente ubbidiente, è stato ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce, come dice in Filippesi 2, versetto 8. Giardino di Eden, meraviglioso paradiso, ma perso definitivamente dall'uomo disubbidiente. Giardino degli Ulivi, dove nell'oscurità della notte hanno brillato le perfezioni dell'uomo ubbidiente. Nel primo giardino la creatura ha voluto elevarsi per essere uguale a Dio. Nel secondo, il Figlio di Dio si è abbassato ed ha accettato con sottomissione le sofferenze e la morte per salvare gli uomini perduti e portarli a Dio, rigenerati dalla fede. Lo ha fatto per me, lo ha fatto per te. Che Dio vi benedica.